Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video targato iPhoneItalia.com. Oggi vi parliamo di Badge Customizer, un nuovo tweak gratuito disponibile sempre all'interno della repository di Big Boss che, come possiamo leggere dalla descrizione, richiede intanto iOS 6, quindi non è compatibile con iOS 5 e con le precedenti versioni. E la sua utilità è quella di consentire agli utenti di personalizzare i badge di notifica delle applicazioni. In questo modo sarà possibile cambiare colore ai badge, la dimensione, la posizione e anche cambiare il modo in cui questi badge, appaiono nella schermata home sulle icone delle applicazioni. Il tweak ovviamente si adegua alla perfezione con più temi, appunto, proprio perché consente di personalizzare il colore e l'apparenza dei badge. Ma andiamo subito a vedere il funzionamento del programma, quindi andiamo in impostazioni, scorriamo fino alla voce Badge Customizer e intanto vediamo che possiamo eseguire un respring direttamente dalla pagina del tweak in modo da applicare subito i cambiamenti. Possiamo attivare o disattivare il tweak e poi iniziano le modifiche vere e proprie. Quindi selezioniamo ad esempio questa opzione, modifichiamo il colore dei badge tramite una scala RGB. Ovviamente non è intuitivissimo, insomma, perché non abbiamo a disposizione i colori, non possiamo vedere quale sarà poi l'effetto finale, però purtroppo è l'unico modo che abbiamo. Qui possiamo ingrandire o rimpicciolire la dimensione dei badge, la ingrandisco così li vediamo anche meglio, e poi possiamo modificare anche la posizione in cui comparirà sull'icona il badge. Quindi io ora lo metto al centro in alto. Come vi dicevo, eseguiamo un respring per rendere effettive le nostre modifiche e vediamo un po' come appaiono adesso i badge dopo averli personalizzati con Badge Customizer. Come potete vedere, dopo il respring possiamo notare sulle icone di mail e di promemoria dei badge molto grandi con un effetto trasparenza e con un colore che vi ho detto è stato generato in modo casuale perché non ci ho fatto più di tanto attenzione a ciò che facevo. Comunque, questo è l'effetto finale del tweak. Ovviamente, se noi andiamo ad applicare delle altre modifiche, possiamo ottenere dei risultati diversi, ad esempio rimpicciolendo i badge o cambiando ulteriormente il colore, vediamo un po' cosa ne esce. Facciamo un altro respring appunto per rendere effettiva la modifica. Anche in questo caso, diciamo, non è un tweak utile, cioè è più una modifica estetica per far trovare bene il tweak, magari con alcuni temi. Comunque, non so se li notate, adesso ci sono dei minuscoli puntini bianchi qui e qui sulle icone, sempre che appunto sono in realtà i nostri badge di notifica. Li metto in modo più visibile ancora. Facciamo un'altra prova. Mettiamolo più grande. Cambiamo magari la posizione. E ancora il colore. Sempre come al solito, respring per rendere effettiva la modifica, altrimenti non cambia nulla. Ed ecco qui, alla fine il colore esce sempre quello, esce sempre questo rosa, però vabbè, è ovviamente una questione di regolazioni. Se regolate i parametri RGB in modo diverso, esce un altro colore. Questo è positivo da un lato perché ovviamente avete quasi delle combinazioni di colore illimitate, però dall'altra parte appunto non si ha modo di vedere quale sarà il colore finale prima di aver eseguito il respring e di aver applicato il tweak. Quindi, come vi dicevo, questo tweak è disponibile gratuitamente su Cydia, Badge Customizer è disponibile all'interno della repository di Big Boss e se volete quindi potete scaricarlo e provarlo sui vostri iPhone jailbroken ed eventualmente decidere se vale la pena tenerlo, utilizzarlo oppure no. Anche per oggi è tutto, un saluto da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.